Venerdì 7 ottobre 2011, benvenuti dunque a questa nuova edizione di Contatto. Ieri non sono riuscito a farla, lavoro, impegni che mi hanno impedito di poter dedicare i soliti 20 minuti giornalieri. Oggi comunque è un momento propizio per tirare le fila di una settimana abbastanza movimentata, caratterizzata in parte dalla continua perdita di credibilità dell'Italia a livello internazionale con il declassamento delle agenzie di rating che, per quanto private e di parte possano essere, hanno il loro peso sui mercati perché poi si traducono in un deterioramento nei rapporti tra i governi e soprattutto si traducono in borsa con continue cadute. Questo venerdì si chiude con una notizia che appare proprio in queste ore, con anche Fitch, un'altra agenzia di rating che declassa l'Italia. Il rating del debito sovrano scende da doppia A a una A più dopo Swiss & Poor's e Moody's. Dunque, questo accade di venerdì sera e di conseguenza creerà inevitabilmente delle ripercussioni lunedì in borsa. Delle attese ovviamente negative per quanto riguarda i mercati e di conseguenza ovviamente il governo in carica farà poco nulla contro questi provvedimenti. Sappiamo che questi declassamenti sono in parte dovuti, anzi soprattutto sono dovuti alla scarsa credibilità di questo governo in carica, con Berlusconi in testa, con tutte le sue vicende giudiziarie, con tutto quello che è emerso a suo carico, ma soprattutto per l'inettitudine del suo governo nel fare manovre efficaci contro l'evasione fiscale per recuperare il debito. Questo in Europa lo hanno capito e quindi anche le agenzie si adeguano e dunque non fanno altro che declassare l'Italia proprio perché non vedono strategie politiche efficaci che possano contrastare dunque questo debito sovrano che viene caricato soltanto sulla povera gente e l'evasione fiscale di cui Berlusconi è imputato e tutta quella classe di dirigenti industriali e furbacchioni che hanno praticamente nascosto miliardi all'estero. Oppure tutte quelle realtà che fruiscono di fondi pubblici a pioggia senza controlli. Ebbene, siccome non c'è una politica strategica contro questo malaffare, allora appunto a livello internazionale perdiamo credibilità. Credo che la perderemo ulteriormente dopo che in Argentina, come vedete ancora qui, è stato inaugurato un nightclub chiamato Berlusconi e il Corriere scrive polemica sul nome dato al locale. Come vedete lì c'è una ballerina in lap dance che sembra una pornostar, dunque se volete andare a Buenos Aires al Berlusconi Club potrete trovare sicuramente un po' di baldracche che vi terranno compagnia. Tutto questo tanto per farvi capire come se noi in Italia aprissimo un night club nel centro di Milano e lo chiamassimo Sarkozy piuttosto che Obama, pensate un po' che effetto potrebbe fare. Veniamo intanto alle notizie comunque della giornata che hanno fatto da capolino e sono state, diciamo, principalmente hanno fatto bella dimostra di sé sui giornali. Partiamo da Repubblica che quindi ha aperto con "Grazie Steve, ci hai cambiati". Ovviamente la notizia riguarda la morte di Steve Jobs di Apple, di cui si è tanto parlato e del quale non voglio aggiungere altro perché alla fine è un caso umano, passerà alla storia questa persona per quello che ha fatto, per il suo contributo all'informatica e dunque alla diffusione di quella strategia, di quella tecnologia che permette con internet una diffusione di consapevolezza e quindi una crescita di cultura generale. A parte poi l'apertura di questa con questa notizia si passa praticamente con le prime pagine dedicate al governo, decreto sviluppo Tremonti estromesso e spuntano condono e patrimoniale. Idee su idee per cercare di contrastare questo debito pubblico che però non trovano efficacia e soprattutto non sono credibili. L'ok tra 15 giorni che sui mercati potrebbe rivelarsi addirittura troppo, possono essere troppi.
Tregua armata, Berlusconi ministro, continua dunque questa recita sui giornali del rapporto presuntamente rotto tra Berlusconi e Tremonti, come se Berlusconi fosse sorpreso dei conti e se la prendesse con Tremonti, il super ministro, quando invece tutti sapevano di come i conti andavano in Italia, tutti sapevano perché i giornali è da anni che scrivono che si va verso il default, e dunque questa è una pantomima che serve soltanto ed è una mossa disperata per cercare di salvare l'immagine nell'attesa che Berlusconi possa ricandidarsi col suo partito Forza Silvio e magari racimolare ancora qualche voto. Io non so quanti italiani potranno ancora davvero cascarci. Comunque c'è Bossi che per l'ennesima volta dice non arriviamo al 2013, riforma elettorale e poi al voto, dunque ennesimo monito da spada di latta di Umberto Bossi, il moribondo Bossi che dunque minaccia ancora di non arrivare al 2013, ma finché carta canta nessuno più ci crede. E poi Magiulio, inteso Tremonti, prepara la resa dei conti, discutiamo pure, tanto alla fine decido io su Banca Italia l'ipotesi Amato per risolvere il duello col Premier. Sapete che c'è, oltre alla pantomima, anche questa finta guerra sul chi nominare a presiedere la Banca d'Italia, se il milanese Grilli o se invece l'uomo gradito a Berlusconi che è Saccomanni. Poi PDL non mi piace, lo cambierò in Forza Gnocca. Si è a lungo discusso, la rete ha a lungo dibattuto su questa ennesima boutade di Berlusconi che non intendo io commentare perché tanto serve soltanto a distrarre e a nulla. Ormai questo capo del governo ci ha abituato a tutto, quindi potesse dire anche puttana. Non dovremmo più stupirci perché ormai ha varcato ogni limite. Dalle barzellette al sesso, così Lesmani e Di Silvio hanno bloccato la politica, quindi un resoconto che Repubblica fa delle battute nel corso degli anni. E poi arriva Scajola, evidentemente chissà se si renderà conto di quello che dice. Scajola e Pisanu verso lo strappo, documento per l'alleanza con l'UDC. Fidi, il Premier si dimetta, esecutivo di transizione. Dunque Scajola e Pisanu recitano la parte di quelli che vogliono rilanciare il partito dei moderati, gli ex democristiani, vogliono fare i democristiani di centrodestra, sostituirsi un po' a Berlusconi, riunire la loro fronda di parlamentari che li sostengono e cercare di creare un'altra maggioranza. Ovviamente Scajola e Pisanu non hanno i soldi di Berlusconi, quindi non potranno comprarsi, quantomeno i deputati che finora sono lì a rappresentare loro stessi, nominati, a rappresentare le loro cricche, quindi non hanno molte velleità, almeno che sul territorio, con eventuali nuove elezioni, saranno in grado di racimolare voti, ma dubito perché Scajola, per quanto possa essere una potenza nella sua potente imperia, con i pochi abitanti che ha, e Pisanu a modo suo, con il trascorso politico che ha, non credo che avranno i numeri per poter essere determinanti a rifondare chissà quale tipo di politica, ma a mio avviso fanno parte di quel barcone, quindi quel Titanic ormai alla deriva che va verso la via d'estinzione. Almeno questo è l'augurio. Avanti con i prossimi argomenti. Napolitano cita il governo di tregua, quello di Pella fu breve ma utile. Il capo dello Stato evoca l'esecutivo del 53 e accenna alle condizioni difficili del suo mandato. Sappiamo ormai il ruolo praticamente nullo di questo Presidente della Repubblica che se avesse ricoperto questo incarico ai tempi di Leone, si sarebbe già dimesso da chissà quanto tempo, ha avuto mille occasioni per poter sciogliere le Camere di fronte all'incostituzionalità di numerose leggi vergognose che Napolitano ha firmato, malgrado le abbia anche criticate oppure rimandate. Un presidente come Pertini si sarebbe dimesso già da tempo e quindi il ruolo di Napolitano è semplicemente subalterno e organico, diciamo, a tutta questa pantomima di questa cricca che c'è al governo e che non molla ovviamente le poltrone. Montezemolo, ecco il partito trasversale. Io non so che immagine possa avere questa persona a livello politico, a me non ispira nessuna fiducia, non credo che avrà chissà quali voti, non so se potrà valere un 2%, non so quanti lavoratori potrebbero votarlo. Fatto sta che dice Italia sul ciglio di un burrone, scenda in campo il meglio della società civile. Anche Montezemolo dunque si unisce alle dichiarazioni di blogger che noi facciamo da anni, quindi riconosce
ormai il fallimento di questa politica e la posizione critica dell'Italia, senza ovviamente proporre nulla di alternativo e quindi una persona, a mio avviso, finora poco credibile. Poi l'ennesima frase eversiva di Berlusconi rivolta ai pubblici ministeri, schegge eversive, il PDL, ispettori di Palma nelle procure e il Premier rilancia la commissione d'inchiesta sui magistrati. Tutto questo perché voi sapete che Berlusconi è imputato a Milano nel processo Ruby, nel processo Mediaset, processo Mediatrade e processo Mills, è poi indagato con rischio di imputazione a Napoli per essere stato estorto da La Vitola e da Tarantini, e probabilmente questa indagine potrebbe trasformarsi in imputazione a Bari, procura che ha preso in mano tutto il faldone, tutta la vicenda, in quanto Tarantini è barese. Poi per quanto riguarda Roma, anche lì ci sono indagini, è indagato a Firenze per la vicenda, o era fino a poco tempo fa, è indagato per strage nella vicenda dell'inchiesta che cerca di far luce sui mandanti delle stragi di Milano e di Firenze negli anni 90. È stato indagato a Trani, se ricorderete, per la vicenda del ricatto a Sacca e poi con quel colloquio che riguardava l'elemento dell'Agicom Innocenzi per il fastidio che Santoro dava nelle sue inchieste con i suoi servizi ad anno zero, e quindi lui vuole che tutte le procure vengano in qualche modo presidiate e ci siano delle ispezioni per stabilire che non ci siano in realtà, che tutti i PM non siano eversivi. Ma adesso sulle intercettazioni la maggioranza teme il colle, niente fiducia e norme più soft. Il vero obiettivo è varare la prescrizione breve. Come detto, avete saputo di questa legge nuova che riguarda le intercettazioni, quindi più nessuna intercettazione nemmeno per riassunto sui giornali fino all'udienza a filtro, una norma che potrà essere tranquillamente dribblata su internet e anche probabilmente da una massiccia parte di giornali che, se volessero, tutti i giornali potrebbero pubblicare, e quindi assisteremo davvero, vorremmo vedere quanti giornalisti e quanti editori in blocco dovrebbero essere multati o potrebbero rischiare la galera, perché ovviamente è impossibile pensare di vietare di parlare di notizie. E poi altre novità, oddio, relative, Repubblica ne parla pagina credo 13, ricucire l'Italia, basta con questo governo. Domani a Milano, sabato, quindi oggi per chi vedrà questo video, la manifestazione di Libertà e Giustizia, aderiscono CGIL e Libera, quindi ennesima manifestazione in piazza che ricalca un pochino, è sulla falsa riga di Se non ora quando, se ricordate quella mega manifestazione che si fece a Milano ma anche a Roma qualche mese fa per chiedere le dimissioni inutilmente di questo governo, e quindi questo è una sorta di replica sempre per tenere alta l'attenzione sul problema di questo governo, della sua credibilità e della situazione disastrata economica. C'è poi un'altra notizia che riguarda Obama e che dovrebbe spunto Berlusconi. Gli indignados danno voce alla frustrazione dell'America. Dunque il presidente americano riconosce la legittimità, insomma, delle proteste di queste persone. La Cina aggressiva e la crisi europea sono i veri problemi per l'economia degli USA, e quindi è un atto, se non vogliamo, di trasparenza, anche doveroso da parte di Obama, di riconoscere l'azione di questi indignados cittadini americani che hanno preso d'assalto le strade di New York e quindi di Wall Street attraverso il ponte di Brooklyn per manifestare contro anche loro la crisi economica e contro la colossale presa per il culo che ha riguardato i mutui subprime, e quindi i dati falsi che si sono poi ripercorsi sui finti conti sani di Atene, della Grecia, che come saprete poi si sono rivelati un bluff, perché poi improvvisamente i numeri erano falsi e quindi ci si è scoperti improvvisamente in una condizione di debito irreversibile che oggi si traduce col default della Grecia. Questo in sintesi quello che dice Repubblica, almeno le principali notizie. Poi la prima pagina del Corriere oggi apre ovviamente con governo, manovre nel PDL,
Battuta infelice del Premier sul nome del partito è polemica, quindi evita di scrivere gnocca il Corriere in prima pagina, almeno nei titoli. E poi c'è l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia che scrive trattata male e in silenzio, riferito alla Costituzione, dunque una presa di posizione chiara di questo professore, controverso anche per ovviamente i pareri piuttosto contrastanti e anche contraddittori nei confronti di Berlusconi. Anche Galli della Loggia, ora che si accorge che Berlusconi è finito e viene scaricato, anche lui si unisce ai PG Battista, agli Ostellino e scarica Berlusconi. Prima lo ha osannato e adesso lo scarica. Ovviamente in apertura addio Steve, ingegnere dei nostri sogni, riferito a Steve Jobs. E poi a fondo pagina un articolo di Sergio Rizzo, Lazio su 71 consiglieri, uno solo, senza bonus, ed è un certo Cicchetti, non dovrebbe essere ubriaco, è proprio una persona sicuramente sobria, ed è sicuro di essere sobrio in quanto sarebbe l'unico che percepisce già l'autostipendio di consigliere regionale e non ha, a quanto pare, accumulato altri incarichi e quindi altri stipendi. E poi la scelta di Bombassei corre per Confindustria, si è visto al raduno di Confindustria di Bergamo e a quanto pare è uno dei candidati per il dopo Marcegaglia a presiedere Confindustria. Sapete che la Marcegaglia è a fine mandato. Questo per quanto riguarda il Corriere. Velocemente gli altri giornali di venerdì. Passando da questo che è Libero, sprechi della RAI, record olimpico, ben 170 inviati ai giochi, occuperanno 5.377 letti al prezzo di 1,2 milioni di euro per appena 200 ore di trasmissione. I diritti, infatti, li ha Sky. Questa denuncia la fa Libero ai danni della RAI, quando Libero stesso percepisce più di 6 milioni all'anno di contributi pubblici per vendere meno di 100.000 copie al giorno. A centropagina, le mie notti sorprendenti con Silvio, dichiarazione di George Clooney, che appare quindi in fotografia con Silvio Berlusconi e Sabina Began in un ritrovo, a quanto pare, a casa di Berlusconi. Quelli di Libero vogliono dipingere Clooney come un assolutore di Berlusconi, dicendo nessun bunga bunga a casa di Berlusconi. Evidentemente, se così fosse, potremmo anche credere a Clooney, perché in caso di bunga bunga, evidentemente le ragazze non avrebbero servito, diciamo così, le voglie di Berlusconi, si sarebbero buttate magari su Clooney, che è un pochino più bello, un pochino più attraente, e allora per Berlusconi sarebbe stata partita persa, evidentemente, anche pagandole 10.000 euro a serata con Clooney e con lui, magari le ragazze sarebbero andate su Clooney. Ecco perché quindi Berlusconi non è così stupido di fare un bunga bunga con Clooney e quindi dobbiamo credere a George Clooney. Non vedo però dove sia la notizia perché comunque nessuno, non c'è niente da assolvere. Il giornale, un'altra casa di scaiola. Solite giravolte democristiane, l'ex ministro Compisano alla ricerca di un nuovo tetto politico sotto il quale tramare per silurare Berlusconi. Bossi spaventa il governo, forse si vota prima del 2013 e per una battuta la sinistra mette in croce il cavaliere, la battuta della gnocca. Poi c'è questo caso di Luigi De Magistris, ecco i tabulati e le coincidenze, quindi questa denuncia che il giornale fa, secondo cui ha dipinto una sorta di rapporto che va al di là, insomma, del semplice rapporto professionale con la Nuzzi, una PM che, della Procura di Salerno che era impegnata nell'indagine sulla Procura di Salerno per l'esito della vicenda Why Not che ha portato al rinvio a giudizio dell'ex procuratore Mariano Lombardi assieme a Pittelli e all'indagine di Galati per corruzione in atti giudiziari, perché a quanto pare Salerno ha il dubbio che queste inchieste siano state tolte dietro corruzione senza che ci fosse il bisogno di interrompere il lavoro di De Magistris, e quindi il giornale dipinge adesso invece questa love story presunta che De Magistris avrebbe avuto con la Nuzzi con gli SMS telefonici. Un modo come un altro per confondere le idee quando sappiamo che la Nuzzi non indagava De Magistris, ma la Nuzzi indagava appunto la procura di
Catanzaro. Quindi, se ci sono stati degli SMS, presumo che siano stati a livello di conoscenza personale, visto che lui è un PM, lei è una PM, e non c'è nulla a quanto pare di penalmente rilevante, almeno stando ai fatti attuali. La Padania, riforme, legge elettorale e voto, Bossi detta le priorità politiche, il 2013 è troppo lontano per andare alle urne, poi aggiunge Padania nazione stimata che tiene in piedi il paese, Calderoli, noi idee chiare ma aspettiamo il premier. La Padania declassa Moody's, un titolo centrale, con Zaia il nostro rating superiore alla Germania, quindi un'altra lisciata alla resa economica della Lombardia e della zona lombardo-veneta, come a voler dire se fossimo indipendenti saremmo più ricchi della Germania e della Svizzera, peraltro una teoria vera su cui la Lega ha molto battuto nei primi anni 90 parlando di secessione, poi alleandosi con Berlusconi di fatto ha assecondato tutte quelle politiche clientelari di voto di scambio e di corruzione che stanno dietro, insomma, alle promesse di questo partito, hanno chiuso due occhi sulle pensioni false, sugli sprechi dei politici e dei rimborsi dati alle cliniche private in Sicilia, visto che là tutti i politici, la maggior parte, hanno delle cliniche private. Si sono chiusi due occhi sui rapporti con la mafia, hanno salvato presunti camorristi e mafiosi in Parlamento, quindi la Lega di fatto si è comportata peggio della Democrazia Cristiana e quindi ha fatto danno ai Lombardi, ha danneggiato i leghisti, ha danneggiato il Nord, se il Nord che l'ha votata si aspettava una secessione, si aspettava un federalismo, si aspettava una indipendenza economica. Questo ha fatto la Lega. Non entro nel merito se è giusto o non è giusto, però la Lega ha tradito palesemente il suo, diciamo, la sua mission con una presa per i fondelli continua e costante dei suoi elettori a forza di balle che si sono accumulate negli anni. Tutto questo per dire che purtroppo abbiamo un capo del governo che non molla la poltrona perché teme intanto una condanna in primo grado per corruzione in atti giudiziari, ma soprattutto perché teme anche l'esito di queste indagini, di questi processi che lo vedono colluso con faccendieri, prostitute, spacciatori di droga condannati, pregiudicati e quindi un ambiente che non è proprio consono a un capo di governo. E soprattutto con quella vitola col quale scambia delle battute, delle parole abbastanza ambigue, ci sono molte intercettazioni, come con delle SIM intestate a cittadini stranieri che sono fornite da un pregiudicato napoletano condannato per riciclaggio e per associazione a delinquere, quindi un condannato pregiudicato che fornisce le SIM alla vitola, una di queste SIM la dà a Berlusconi e dice: Senti, parliamo con queste così non ci intercettano. E una delle intercettazioni ovviamente è questa che vi propongo, che è stata rifatta dal canale Pocchio 197 4 bis. Sì, pronto. Dottore, senta, sto in Bulgaria, sto a Sofia, con telefono di qua. Se intercettano pure questi, che cazzo ne so? Hai visto che avevo ragione io? Dimmi. Sì, purtroppo sì, non lo so. Dico, io ho visto la sua dichiarazione, che lei ha aiutato questo ragazzo e così come. No, no, non facevo riferimento. Tuttavia le cose che ho successivamente letto, che non esistono. Quindi sono tutte cose che non esistono e su cui io scagionerò naturalmente tutti. È per questo, voglio dire, quello tutto, cioè, voglio dire, questo è un parto di pura fantasia, perché oltretutto. Sì, io non so quali sono le vostre affermazioni tra di voi che non conosco. Ma neanche. Ecco, beh. Ma non credo che ci sia nessun tipo di affermazione. Ecco, comunque, insomma, io no, non quando posso aiuto, quando non posso non aiuto, e quando aiuto sono contento di poter aiutare. Tutto qui. E Senza ombra di dubbio. Senta, vabbè, io sono fuori a sto punto. resta lì e vediamo un po'. Dopodiché proviamo a trovare il modo per contattarci. Va bene. Cerchiamo di non abbandonare questo qua. Un Certamente, certamente, d'accordo. bacione, dottore. Bene, buone vacanze. Pure a lei. Ecco, questo è uno dei tanti colloqui finiti agli atti, resi pubblici, e che vedono la vitola possibilmente domani con una nuova richiesta d'arresto, cioè oggi che è sabato, per chi vede il video, io lo registro di venerdì sera mentre in onda c'è Quarto Potere, condotto da Sottili, che è figlio paraculato dell'ex
vice direttore di Studio Aperto, che ai tempi era vice di Liguori, quel Liguori che faceva quei comizi tutti i giorni finti, dove difendeva Berlusconi fingendosi un giornalista libero, ebbene, Sottile, che conduce Quarto Grado, che fa i processi in TV, quando il PDL dice che i processi in TV non si fanno, ma di che processi parla Quarto Potere a Rete 4? Parla di Amanda Knox, non certamente di questo processo che rischia la vitola con arresto, in quanto l'inchiesta sui soldi che Berlusconi ha dato a Tarantini è oggetto di decisione da parte del procuratore aggiunto di Bari, Pasquale Drago, che depositerà al GIP le conclusioni istruttorie sul fascicolo arrivato da Roma. Il faccendiere ed ex direttore dell'Avanti, La Vitola, è indagato per aver indotto Tarantini a rendere false dichiarazioni alla magistratura di Bari nell'ambito delle indagini sulle escort che l'imprenditore aveva portato in casa del Premier. A richiedere di approfondire il ruolo di La Vitola sono stati i giudici del Tribunale del Riesame di Napoli. Nell'ordinanza si sottolineava anche la posizione di Berlusconi ed era lui infatti a consegnare a Tarantini i soldi, oltre 500.000 euro, per istigarlo alla menzogna. Praticamente Giampi era pagato per dire ai PM che il Premier non sapeva che le donne invitate alle cene eleganti a Palazzo Grazioli e a Villa Certosa erano in realtà delle prostitute. Per il Riesame invece Berlusconi ne era a conoscenza. Per questo dunque, secondo il Tribunale, va indagato. La decisione spetta ora al procuratore aggiunto Drago. Attenzione che a Bari il procuratore generale è Laudati, che ha indagato a Lecce su richiesta, su denuncia anche del PM Scelsi, che ha, come sapete, fatto una relazione mandata al Consiglio Superiore della Magistratura in cui denuncia il comportamento di Laudati. Secondo lui, Laudati ha cercato di frenare le indagini 2 anni fa, quando fu nominato procuratore, a quanto pare su indicazione di Alfano. Scelsi dice che insomma ha avuto problemi a condurre questa inchiesta in quanto ha trovato nel suo procuratore un ostacolo che ha cercato di bloccargli le indagini. Per questo motivo Laudati è indagato dalla Procura di Lecce, che è competente per territorio. Non è detto che Laudati sia colpevole, certamente è una posizione da verificare e certamente Scelsi, che è un PM serio, se ha fatto un esposto di questo tipo i motivi li avrà avuti. Fatto sta che l'indagine va avanti, l'inchiesta va avanti non tanto per merito della Procura di Bari, ma per quella di Napoli, no? Che poi per una serie di motivi ha dovuto rimandare tutti i fascicoli a Bari per riunire tutto il procedimento in uno e capire se Berlusconi va indagato. Quindi per essere, anziché essere stato ricattato, essere lui stesso oggetto del ricatto e quindi aver in qualche modo pagato queste persone per indurle al silenzio. Quindi aver trasformato La Vitola nel Mills italiano, cioè Mills pagato per mentire ai processi Mediaset e Mediatrade. La Vitola pagato 500.000 euro per mentire o per tacere, per non dire insomma quello che succedeva tutto attorno. Ecco cos'è il Premier, ecco perché le indagini sono importanti, ecco perché quarto grado dovrebbe magari processare e far capire e spiegare questi processi, queste indagini agli italiani che riguardano appunto il Presidente del Consiglio. Comunque, non lo fanno a Quarto Potere, Quarto Grado lo faremo noi nel nostro piccolo. Io per ora vi saluto perché altrimenti accumulo troppo tempo. Stasera, come avrete notato, non ho molta voce, sono anche un po' stanco. Mi auguro nel fine settimana di poter fare un'altra edizione di Contatto e comunque prometto che di puntata in puntata cercherò di spiegare tutte le vicende una a una, i vari processi e i loro sviluppi, visto che sono tanti, un pochino complicati, che se però vengono spiegati a puntate saranno sicuramente più chiari per tutti. Grazie, buon fine settimana e ci vediamo, spero, domani o domenica. Ciao ciao!